Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Mi sono imbattuta qualche giorno fa su questo sito che dà alcuni consigli per leggere più velocemente. E li leggiamo insieme, li commentiamo, vediamo se sono veri. Allora, il primo consiglio che viene dato è leggere di continuo. Ora vi leggo il loro commento, così poi ne aggiungo uno mio, il mio personale. Il modo più semplice per allenarsi a leggere più velocemente è leggere molto. Dopotutto non potete imparare a essere sprint nella lettura senza fare la dovuta pratica. Il consiglio è mettere da parte del tempo ogni giorno per leggere, anche se solo per 10 minuti, e in questo modo sarete già sulla buona strada. Sì, beh, effettivamente può essere vero. Forse il leggere di continuo voleva dire leggere per un periodo di tempo continuo, anche appunto viene spiegato solamente per 10 minuti. Ritagliatevi effettivamente del tempo per rilassarvi, per mettere per lì 10 minuti, leggere un capitolo, due o 10 pagine, 20, adesso non so qual è il vostro diciamo allenamento nella lettura, e non so quante pagine effettivamente leggete in 10 minuti, io circa 6-7 perché vado molto lenta. Però sì, è un momento per rilassarsi comunque la lettura, quindi magari se avete qualcosa da bere a fianco, se magari vi create questo ambiente, magari con delle candele profumate, insomma un ambiente rilassante, e vi mettete lì e leggete ovviamente senza distrarvi, anche appunto solamente per 10 minuti, senza distrazioni come il telefono o quant'altro. Il secondo motivo è imparare a saltare delle parti. Alcune persone odiano l'idea di scrematura, come la sottoscritta, ma ciò può essere molto utile per leggere quei passaggi in cui è sufficiente conoscere l'idea generale. Scremare significa soffermarsi solo sulle parole necessarie, ma per farlo dovete sapere come cercare informazioni importanti. L'inizio e le terminazioni di passaggi e paragrafi sono in genere fondamentali, in quanto contengono frasi e riepiloghi di argomento. Allora, io non sono molto d'accordo in realtà del tipo, per me ogni parola è sacra, soprattutto in determinati libri come fantasy, thriller e gialli, soprattutto. Questo però non vuol dire che non si debbano saltare delle parti, o meglio, saltare no, sono proprio contro saltare delle parti o delle parole, ma dove mai si è visto, insomma. Però l'idea di soffermarsi sulle informazioni principali, questo può essere vero, del tipo io leggo una frase e l'importante è che io capisca non tutte le parole che vengono dette in quella frase, scritte in quella frase, piuttosto il senso generale di quella frase, quello sì. Non mi devo ricordare l'intera frase o capirla, insomma, tutta. Mi basta diciamo, il senso generale, quello che voleva dire in quella frase. Magari voleva dire ciao e ha detto ciao a tutti, buonasera e buon salve, cioè, per esempio. Poi, non rileggere determinati passaggi. Questo pure dipende, però, leggiamo, vediamo cosa dice questo sito. Vi è mai capitato di leggere un libro per poi rendervi conto che negli ultimi 11 minuti avete continuato a fissare lo stesso paragrafo ripetutamente senza capirci nulla? Per leggere più velocemente, sforzatevi di saltare questi paragrafi, ma come? Come dicevo prima, non sempre si può saltare qualcosa, ma perché saltare le parti? A volte può sembrare di non riuscire a capire il contenuto del paragrafo, ma in realtà il vostro cervello comprende più di quanto voi possiate immaginare, questo è anche vero. E altre volte, se vi bloccate davvero, è meglio continuare ad andare avanti nella lettura, anche questo può essere vero. Potreste capire cosa sta succedendo una volta che avanzate nella storia. Sì, però se io mi perdo un passaggio importante, cioè se quel passaggio è fondamentale per la storia, io non lo capisco perché io devo saltare. Certo, posso capire andando avanti nella storia, o meglio andando avanti magari per quella paginetta, se quel passaggio è fondamentale, se capisco che è fondamentale, torno indietro, lo rileggo così posso capire poi meglio tutta la storia, che poi perché bisogna deconcentrarsi? Cioè, io penso che se in un momento ci si deconcentra, non si capisce niente di quello che si sta leggendo. Prima di tutto perché mi devo sforzare ad andare avanti, cioè se sono deconcentrato, chiudo il libro, mi riposo 10 minuti e
e prendo tutte le mie forze per concentrarmi di nuovo e continuo, vado avanti, faccio una pausa, insomma, tra magari una pagina e l'altra, forse, non lo so, cioè se uno si deconcentra in un paragrafo e se poi va avanti non capisce niente di quello che sta leggendo, è ancora peggio. Quindi se non capite e vi rendete conto che siete deconcentrati, prendete una pausa e poi riprendete, oppure magari riprendete il giorno dopo, fra 2 giorni, non lo so, quando volete, quando siete pronti e più motivati a leggere e andare avanti. Però quello che dice qui non è sbagliato, insomma, tranne saltare i passaggi perché bisogna saltare le cose fondamentali. Porsi un obiettivo, un altro consiglio, volete o dovete leggere un'infinità di pagine sulla notte? Lavorate duro per raggiungere questo obiettivo. Questo vi darà la motivazione giusta per spingervi a leggere ancora più velocemente. Beh, sì, ovviamente se mi pongo l'obiettivo di leggere 100, io di solito mi pongo l'obiettivo di leggere 80-100 pagine al giorno. A volte ci riesco, a volte no, perché poi dipende da come mi sento in quel momento. Però è vero, perché se poi effettivamente riesco a leggere quelle 80-100 pagine al giorno, penso, cacchio, ce la faccio, allora anche domani posso farcela e poi arrivo anche a sforare, a leggere anche 110, 120 pagine al giorno e quindi mi motivo ancora di più. È fondamentale questa cosa. Quindi sì, sono d'accordo. Un altro consiglio è cadere a capofitto nella storia, che questo ovviamente non sempre dipende da noi, però ora vi spiego. Qui dice: immergersi nel mondo che l'autore ha creato può aiutarti a leggere più velocemente. Soffermarsi troppo sulle parole mentre leggi può rallentarti, anche se può essere utile nel momento in cui hai bisogno di superare un passaggio difficile. Ma se stai cercando di leggere velocemente, minimizza le distrazioni e lascia di cadere nel mondo del libro. Sì, ovviamente è fondamentale perché non ti serve capire, come dicevo prima, tutte le parole di una frase, che non vuol dire saltare quelle parole, saltare quella frase, piuttosto capire il significato di quella frase, il senso generale di quella frase, di quel paragrafo, di quella pagina, come volete. Se cercate di immaginare la scena, anche una semplice frase diciamo, può racchiudere un minimo gesto che un personaggio fa, quindi se voi già capite solamente il senso generale di quella frase, poi ve la immaginate in testa come un minimo gesto o magari una parola, una frase, diciamo, di dialogo che il personaggio fa, allora è molto più semplice leggere più velocemente perché avete tutto in testa, quella frase di quel semplice gesto di quel personaggio già ce l'avete in testa e quindi potete andare avanti velocemente. Ovviamente vi aiuta a non distrarvi perché avete tutto in mente, tutto il mondo, tutti i personaggi di quel libro che l'autore ha creato, allora secondo me è più bello, diciamo, leggete più velocemente e anche è più motivazionale, diciamo. Come dicevo prima, però, non è solamente un nostro obiettivo, no? Non è che secondo me riusciamo sempre solo noi a entrare nella storia, perché poi ci sono tanti altri fattori che ci aiutano ad entrare nella storia. Io, per esempio, mi metto sempre in un momento di relax, del tipo magari sul letto con una candela profumata, le luci soffuse, di sottofondo quelle gli ASMR ambience, se non avete presente cercateli, sono molto rilassanti, che mi aiutano il mio cervello a rilassarsi ancora di più e quindi a entrare ancora di più nella storia. Non so se è solo il mio cervello, però funziona così. Quindi ci sono tante altre cose che ci aiutano a entrare nella storia, poi magari anche il libro che ci aiuta, perché magari è accattivante in tutti i suoi aspetti e quindi ci aiuta ancora di più. Un altro consiglio è ascoltare un audiolibro. E qui dice: questo è un buon modo da tenere in considerazione per leggere velocemente. Costringere qualcun altro a farlo per voi. Provate ad ascoltare gli audiolibri con velocità doppia o addirittura 2,5. Può sembrare strano sentire i lettori parlare così velocemente, ma ci si abitua presto e si può ridurre significativamente il tempo di lettura.
Inoltre potete fare più cose contemporaneamente mentre state ascoltando. Allora, io in realtà questo con gli audiolibri. Sì e no, perché sì, da una parte è vero tutto quello che dice, quindi io non posso aggiungere, non posso e non voglio aggiungere altro, è tutto scritto qui. Dall'altra parte no, perché questo non significa leggere, cioè significa ascoltare un audiolibro, non significa leggere effettivamente. Però molti lettori considerano ascoltare un audiolibro come leggere, quindi venga per voi, insomma. Per me ascoltare un audiolibro e leggere un libro sono due cose diverse, non lo so, il mio cervello anche in questo caso funziona male, forse non lo so. Questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, commentiamo insieme questi consigli per leggere più velocemente e iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!